da modelle, tacchi a spillo e sguardo da star. Rifiutano sempre perché sono belle e restano sole al banco del bar. Siccome mai era diventata famosa anche grazie ai continui passaggi in chiusura di serata in discoteca a Riccione, Nella Notte invece conferma lo stretto legame che c'è fra il mondo 883 e l'Italia dei discotecari. In questo regno dove tutto è permesso, lasciati andare, vedrai che anche se non cambia niente lo stesso. Il DJ è un ottimo produttore perché ha la fortuna di poter lavorare in mezzo alla gente e quindi sa stabilire quando una cosa funziona e quando una cosa invece non funziona. Mentre magari un cantante, essendo in studio, non sa esattamente quale può essere la reazione. Volevo salutare Mauro e Max, i miei amici 883, sono emozionato. Quando ci siamo messi a produrre gli album degli 883, c'era una netta distinzione tra musica da discoteca e musica italiana. Noi che venivamo dalla discoteca abbiamo fatto delle basi per gli 883 che facessero ballare, però facendo in maniera che le persone non si accorgessero che noi stavamo facendo dance, ma stavamo facendo musica italiana. Sembra di volare. Nella versione remix fatta da Molella è tecnicamente il primo mashup. Abbiamo preso la cappella di Nella Notte montata su Confusion di Molella, che combaciava tutto perfettamente. Abbiamo sistemato molti studio, tutte le robe, e abbiamo fatto il primo mashup della storia dei mashup.